storie più curiose della storia dell'arte e di due artisti che sfidarono il loro tempo. Il primo è Giulio Romano, il secondo è Marcantonio Raimondi. Siamo nel 1524, a Roma è scoppiato uno scandalo per una serie di incisioni e disegni relativi ai modi di fare l'amore. Logicamente, in epoca di Controriforma, i disegni furono condannati, Marcantonio Raimondi fu spedito in galera e Vasari espresse un parere altamente negativo. Le incisioni furono tolte di circolazione, anche se continuarono a circolare sotto banco e in modo clandestino in tutta Europa. Giulio Pippi, conosciuto come Giulio Romano in quanto nacque a Roma, fu il miglior allievo di Raffaello. Entrò nel suo studio in giovane età, lavorando a molte importanti opere del maestro. Collaborò agli affreschi nelle logge vaticane e alle stanze di Raffaello, agli affreschi sui soffitti di Villa Farnesina, proprietà di Agostino Chigi. Alla morte di Raffaello ebbe l'onore di portare a termine alcuni lavori rimasti incompiuti. Giulio Romano è anche l'autore di graziosissime Madonne. Nella Madonna col bambino che troviamo agli Uffizi del 1523 è presente tutta l'arte di Raffaello. Questa delicatissima Madonna col bambino presenta una morbidezza delle carni, una tenerezza delle espressioni. Persino i tratti somatici della Madonna ricordano quelli della Fornarina. Tutto ricorda Raffaello. Giulio Romano, appena terminate le stanze vaticane, era partito per Mantova, presso la corte dei Gonzaga, dove raggiunse il suo apice artistico su invito del duca Federico II. Gli furono infatti commissionati dipinti, opere di architettura e di ingegneria. Il suo capolavoro è considerato il palazzo estivo del duca, Palazzo Te, definito Palazzo di Piacere, una villa suburbana. Palazzo Te fu progettato da Giulio Romano, che affrescò con scene di erotismo mitologico gli interni, con geniali effetti illusionistici. Giulio Romano, di conseguenza, seppe dello scandalo da lontano, mentre Marcantonio Raimondi, per aver realizzato quelle stampe, finì in carcere e sarà solo grazie all'intercessione del cardinale Ippolito de' Medici, cugino del Papa Clemente VII e Baccio Bandinelli, che si salverà dalla prigione. Baccio Bandinelli fu acerrimo nemico di Benvenuto Cellini, ma artista protetto da Clemente VII fin dai tempi in cui Giulio de' Medici non era ancora salito al soglio pontificio. Sarà lui l'artefice di Ercole Caco, aspramente criticato dal Cellini, che fa da pandan al Davide di Michelangelo davanti a Palazzo Vecchio. Ci fu una vera e propria caccia nei confronti di tutte le stampe incriminate, le quali avevano trovato accoglienza anche nella curia romana. Il grande letterato Pietro Aretino si interessò ai modi, tanto da pubblicare 16 sonetti, i suoi famosi sonetti lussuriosi, o meglio conosciuti come i sonetti sopra i 16 modi, ognuno dei quali commentava uno dei disegni di Giulio Romano. Le scene mostrano rapporti sessuali espliciti, tutte in posizioni differenti. Così racconta lo storico dell'arte Aretino Giorgio Vasari. A ciascun modo fece Messer Pietaretino un disonestissimo sonetto, intanto che io non so quale fosse più o brutto lo spettacolo dei disegni di Giulio all'occhio o le parole dell'Aretino agli orecchi. Interessante è notare l'aggettivo disonesto che usa Vasari per descrivere tali opere. Ricordiamo che siamo in un periodo di piena controriforma e che la Chiesa non accettava moralmente tali atti sessuali. È interessante anche sapere che non esistono attualmente serie complete dei modi, ma possiamo comunque farcene un'idea e sapere ciò che turbò il mondo ben pensante cinquecentesco, nonostante guerre, pestilenze e carestie imperversavano in tutta Europa. Nell'ambito dell'arte erotica, i disegni dell'artista Giulio Romano costituirebbero il primo caso in Italia di una serie raffigurante situazioni sessuali esplicite e messe proprio in commercio tramite il mezzo della stampa, probabilmente per ricavarne proprio fini di lucro. È probabile che i disegni siano stati realizzati poco prima della partenza dell'artista per Mantova, che evitò, tra l'altro, all'artista stesso un sacco di problemi.
Parallelamente, infatti, Marcantonio Raimondi traeva dai disegni di Giulio una serie di incisioni che furono pubblicate e distribuite e trovarono ben presto anche una rapida diffusione clandestina in tutta Europa. Ma quale può essere stata la fonte di ispirazione per Giulio Romano? Il Rinascimento fu caratterizzato per l'interesse verso l'antichità, che si concretizzava nello studio diretto di ciò che rimaneva dell'arte classica. Sappiamo con precisione che esistevano delle tessere, come delle monete del diametro di 20-23 mm, caratterizzate da varie raffigurazioni erotiche su di un lato e accompagnate dall'altro lato da un numero romano, generalmente che va da 1 a 16. Non sappiamo bene a cosa servissero, ma secondo alcune ipotesi, almeno le più accreditate dagli studiosi, si trattava forse di gettoni per pagare le prestazioni nei postriboli o nei lupanari. I disegni originali sono andati perduti. Rimangono soltanto delle incisioni di Raimondi, una conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi, un'altra all'Albertina di Vienna e alcuni frammenti al British Museum di Londra. Possiamo immaginare però come fossero gli originali da tutte le raccolte di xilografie cinquecentesche e di incisioni che furono realizzate dal 1526 circa da Jacopo Caraglio, che si ispirava all'opera di Giulio Romano. Si tratta degli Amori degli Dei, che si differenziano però dai modi proprio perché i protagonisti erano gli dei dell'antichità e quindi non le persone comuni, nelle quali i fruitori potevano immedesimarsi di più. La serie di Caraglio è riuscita a sopravvivere perché è meno spinta e più depurata rispetto ai modi. Che dire, la stessa sorte toccherà in epoche più recenti alla Colazione sull'erba di Manet. I ben pensanti della borghesia parigina si indignarono rumorosamente di fronte alla donna nuda dipinta da Manet e tacciarono l'intero quadro di una scandalosa indecenza. Il nudo non solo era oggetto di studio nell'Accademia di tutto il mondo, ma era anche uno dei temi più accettati e consueti dell'intera storia dell'arte, e comunemente accettati erano i quadri anche di grandi dimensioni, come la Venere di Cabanel, con figure completamente nude, ma che raffiguravano dei e non comuni mortali. Lo scandalo, infatti, non nasceva dalla scelta del tema o nel vedere una donna nuda insieme ad altri uomini vestiti, ma dal fatto che nell'opera di Manet la figura nuda non era giustificata da nessun racconto storico, mitologico o letterario. Ma non sorprende affatto sapere che nonostante lo scandalo furioso, la folla accorrerà al Salon des Refusés per vedere l'opera incriminata. Vi aspetto alla prossima Curiosità d'Arte.